Tracce di pittura provengono dall'interno del museo e finiscono lì. È strano, ma oserei dire che l'uomo che ha lasciato queste impronte si è fermato qui per qualche istante, faccia al muro a guardare qualcosa. Tuttavia, queste opere non hanno niente di speciale. È un lucchetto di marca francese. Sembra molto resistente. Sarebbe impossibile aprirlo senza saperne la combinazione. Delle impronte. Diamogli un'occhiata. Un 45 di piede. Questa impronta sembra lasciata da qualcuno che portava qualcosa di pesante. Questa impronta è molto leggera. L'uomo che ha lasciato le proprie impronte è passato di nuovo da qui. Portava qualcosa di pesante al salire le scale. Quadri del museo, di sicuro. Qualcuno ha disegnato un enorme quadrato rosso sul pavimento. Immagino che sia stato Lupin. Ma perché l'avrà fatto? Che orrore! Un esempio perfetto di neocretinismo. Un Velmont del periodo convalescente. Qui vediamo come l'autore plasma con successo il suo categorico rifiuto nei confronti del minimo senso dell'estetica. Velmont ha degli strani gusti per essere un pittore. Velmont ha degli strani gusti per essere un pittore. Un esempio perfetto di neocretinismo. Un Velmont del periodo convalescente. Quest'opera è orribile. Una tela macchiata di verde incorniciata da un cerchio rosso. E questa me la chiamano arte? Che orrore! Velmont ha degli strani gusti per essere un pittore. Qui c'è qualcosa. Sono segni di gomma nera. 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 Questi quattro segni sono identici e formano un quadrato. C'è qualcosa di strano sul tetto. Dovrò salirci per analizzarlo, ma gli uomini di Lestrade stanno usando la scala. Continuerò ad ispezionare il museo mentre aspetto.
delle impronte. Diamogli un'occhiata. Queste scarpe sono di pelle. Hanno la suola morbida e antiscivolo e sono state fabbricate in Francia. Di sicuro sono le scarpe del pittore francese Horace Vernon. Le impronte sono di un piede numero 43. Le impronte lasciate dalle scarpe di Horace Vernon coincidono con quelle di uno dei ladri. Vedo che Lupin è un maestro dei travestimenti, un vero artista che ieri abbiamo avuto l'onore di conoscere di persona. Cosa desidera, signor Holmes? L'unico a rallegrarsene sarà Vernon. Adesso i suoi quadri si trovano nelle migliori sale del museo. Sono sicuro che sarà doppiamente felice, ma non verrà mai a mostrare la sua gratitudine in persona. Mi scusi, signor Holmes, ma quando crede che finirà l'indagine? Non penso di poter sopportare ancora a lungo questo caos. Non si preoccupi, direttore. Sarò diligente nelle mie ricerche. Ho intenzione di chiarire i fatti nel minor tempo possibile. Grazie, signori. Di nulla, signor Holmes. Per qualsiasi altro dubbio, sa dove trovarci. Continuiamo, Palinor. C'è ancora molto da fare. Signor Holmes, l'ispettore Lestrade voleva che la informassi che la scala non ci serve più. La lascio accanto alla porta dell'ufficio del direttore. Elementare. Senza dubbio, questo poema di Lupin fa riferimento a quattro opere esposte al museo. Cerchiamo dunque. Ecco quello che stavo cercando. Paesaggio invernale con pattinatori di Avercamp, 1585-1634. Fu uno dei grandi pittori della scuola olandese del XVII secolo. Come mostra questa splendida opera, la sua specialità erano le scene invernali. Thank you.
Ecco quello che stavo cercando. Cavallo bianco accanto a Uomo addormentato, di Peter Verbeek. Probabilmente ispirato ad un'incisione di Paulus Potter che risale al 1652. Ecco quello che stavo cercando. L'Arcangelo e Tobia, di Adam Elsheimer, un pittore tedesco del naturalismo tenebrista specializzato in scene bibliche. La National Gallery acquisì la tela nel 1894. Ecco quello che stavo cercando. Quest'opera di Botticelli rappresenta gli dèi Marte e Venere. Nel 1874 fu esposta per la prima volta nella National Gallery. A quanto pare ho trovato i quattro numeri del poema di Lupin. E ora cosa me ne faccio?